Bentornato su pianosolo.it, io sono Giulio e oggi andremo a affrontare il sesto dettato musicale, tratto dal corso Dettati musicali facili su pianosolo.it. Se ancora non l'hai fatto, vai sul sito, clicca su Dettati musicali e segui questo nuovissimo corso. Riuscirai pian piano a trascrivere la musica che ascolti sullo spartito oppure direttamente al pianoforte. Allora, se vuoi migliorare le tue abilità, bene, sei arrivato nel posto giusto. In questo sesto esercizio andremo a affrontare due nuove difficoltà. Introdurremo la nota di semi minima e la pausa di semi minima. Cosa sono la pausa di semi minima e la nota di semi minima? Allora, la nota è una nota che puoi vedere in sovraimpressione, che ha la durata di un quarto, ovvero di una pulsazione. Mentre la pausa di semi minima, che vedi sempre in sovraimpressione, è una pausa musicale, ovvero un silenzio, che dura un quarto o una pulsazione. Allora, praticamente, vediamola proprio nello specifico al pianoforte. Allora, questa, ad esempio, è una nota del valore di una semi minima. Tutte le note che ho suonato sono delle semi minime che hanno valore di una pulsazione. Come hai visto, ad ogni pulsazione io suono una nota diversa. E allo stesso modo le pause sono quei momenti di silenzio. Se incontrerai una pausa, ad esempio, di semi minima, sarà una pausa che avrà il valore di un quarto oppure di una pulsazione. Allora direi che è arrivato il momento di eseguire questo sesto dettato musicale. Il tempo è questo. 1, 2, 3, 4. La nota di riferimento in La è questa. La tonalità è la seguente. E la nota di partenza è questa. Partiamo quindi col dettato musicale. 1, 2, 3, 4. Fantastico. Allora, adesso vediamo battuta per battuta l'intero dettato musicale. Partiamo dalla prima e seconda battuta. Ok, prima, seconda, terza e quarta battuta. Terza e quarta battuta. Ok, terza, quarta, quinta e sesta battuta. Ok, adesso quinta e sesta battuta. Quinta, sesta, settima e ottava battuta. Ok, bene, ripetiamo la settima e ottava battuta. Ok,
Allora, come ti è sembrato questo esercizio? Io ti consiglio adesso di riascoltare tutta l'esecuzione del dettato musicale per poter controllare e apportare le ultime correzioni. Poi potrai verificare il tuo esercizio con la soluzione presente su pianosolo.it al dettato musicale numero 6. Allora, eseguiamo il dettato per intero. 1, 2, 3, 4. Allora, io ti auguro un buono studio. Se hai domande o dubbi, commenta l'articolo o il video su YouTube e ti ringrazio e ci vediamo nel settimo esercizio. Un saluto da Giulio, ciao!